Con 29 voti favorevoli e 9 contrari, il Consiglio regionale del Piemonte, nella seduta odierna, ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Tra le varie disposizioni, importanti quelle sull'IRAP che abbassano le aliquote alle ONLUS, presentate da Gianluca Vignale e Andrea Appiano, quest'ultimo relatore di maggioranza. La legge di bilancio fa i conti certamente, come in tutti questi anni, con una situazione finanziaria complessa, ma punta a stabilizzare le risorse sul sociale e sul diritto allo studio. Allo stesso tempo abbiamo dato un primo segnale di riduzione fiscale. Dal 2019 le ONLUS e le imprese di cultura pagheranno meno IRAP. Relatori di opposizione erano Gianluca Vignale e Davide Bono. Il bilancio del 2018-2020 ha certamente un aspetto favorevole, quello che cerca di mettere sempre più in sesto i conti della regione, ma ha perso ancora una volta, secondo noi, una grande occasione, cioè quella di provare a rilanciare realmente l'economia. Anche quest'anno il bilancio della regione Piemonte viene approvato in grave ritardo, siamo a marzo, avremmo dovuto approvarlo entro il 31 di dicembre, ci sono delle misure sostanzialmente di rinvio del debito, perché si tratta di avere un debito di 8 miliardi della regione Piemonte che viene rinviato ulteriormente per oltre 30 anni e mancano delle misure di rilancio della regione. Soddisfazione espressa dal vicepresidente della giunta regionale ed assessore al bilancio Aldo Reschigna. Questa legge di bilancio da un lato garantisce interventi sulla spesa corrente nei settori vitali della regione, cultura, diritto allo studio universitario, ma fa una scelta anche molto forte perché rilancia la politica di investimenti attraverso la cessione di spazi finanziari ai comuni, finanziando interventi sul dissesto idrogeologico, sulla viabilità, sull'edilizia scolastica, un modo attraverso il quale cercare di sostenere la crescita del nostro Piemonte.